Allora, carissimi amici di Medico Snake, vabbè, oggi è anche una giornata piovosa, Madonna, ma quanto mi mettono giù queste giornate piovose, però credetemi, quando si è a letto rilassano. Questo è un video unboxing, sì, lo faccio da seduto rispetto agli altri perché non è un bello spettacolo, sono in ciabatte e pantaloncini, quindi non è il caso di farmi vedere, ma guardate un po' questo unboxing a chi appartiene. Sì, avete visto bene. Un unboxing tutto Xiaomi, quindi qui dentro ci sono due prodotti Xiaomi. Io già conosco, però li voglio aprire assieme a voi. Quindi, ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, andiamo subito a prendere uno dei primi prodotti Xiaomi ed eccolo qua. Allora, la Mi Band 5. Io ho la versione 4 che è ancora qui attualmente scarico, ovvero si è scaricata qualche oretta fa, però ero fuori, non l'ho potuta caricare. Però mi sono trovato in un centro commerciale che ci stava lo Xiaomi Store. Ho detto perché non prenderla? E infatti ho acquistato la Mi Band 5 che rispetto alla versione precedente porta alcune nuove funzionalità. Una delle tante, perché l'ho provata direttamente nello store, è quella lì dello scatto remoto quando si utilizza la fotocamera del proprio dispositivo. Allora, andiamo subito ad aprirla, vediamo un attimino com'è. Sì, eccola qui. Allora, e voilà. Beh, dai, ragazzi, veramente niente male. Diciamo che è un pochino simile rispetto all'altra che già ho, magari me la tolgo un attimino, vi faccio vedere. Diciamo che più o meno è quasi simile, però diciamo che ha un display full, quindi tutte le informazioni, tutte le funzionalità si vedono direttamente a pieno schermo rispetto alla versione precedente. Quindi, ragazzi, beh, io già volevo prenderla da tempo questa Mi Band 5. Però non l'ho mai fatto e mi sono trovato lì, ho detto perché non prenderla? Però voglio vedere un attimino com'è l'alimentatore, perché è quello che mi interessa a me. E voilà, allora abbiamo un alimentatore. E beh, sì, in effetti è molto diverso dall'altro alimentatore. Lo apro qua con voi e voilà. E sì, in effetti è diverso, è vero, è diverso, quindi tutt'uno con il cavetto, apriamola ed ecco qua. Quindi, ragazzi, vediamo un attimo e voilà, sì, quindi praticamente ecco qua, anche questo qui è magnetico, quindi basta collegarlo qui nella parte inferiore e voilà, va in ricarica rispetto a questo qua. Anche questo è magnetico, sì, però si deve togliere direttamente da qui, mentre io invece, senza togliere, diciamo, la capsula dal bracciale, posso ricaricarlo direttamente in questo modo ed è molto più comodo. Allora, colpo di tosse ed ecco qua. Quindi il primo prodotto è stato aperto, ma adesso andiamo ad aprire il pezzo forte. Dopo magari faccio anche la configurazione e vi farò vedere il pezzo forte. E lo apro in questo modo. È lui, ragazzi. Sì, avete letto bene. Redmi Note 10 5G. Eh sì, ragazzi, diciamo che mi sono leggermente rovinato, però era una cosa che dovevo fare. Poi magari vi aggiornerò su Instagram. Allora, andiamo subito ad aprirlo, anche se già l'ho aperto perché dovevo vedere nel negozio com'era il dispositivo. Allora, lo apro, vediamo all'interno cosa abbiamo. E sì, come il suo solito fare, Xiaomi all'interno ci mette sempre una confezione, una, scusate, una custodia in silicone trasparente. Ovviamente, se ne volete qualcuna anche voi, beh, dovete andare in altri negozi. Però Xiaomi ci ha abituato bene, una cover in silicone trasparente, e questa è una buona cosa che poi, diciamo, un po' tutti i produttori come Xiaomi all'interno delle proprie confezioni mettono una cover per il dispositivo. Poi abbiamo tutta la manualistica e poi abbiamo anche la spilletta, eccola qui, per andare a rimuovere eventuali SIM, micro SIM e nano SIM, ovviamente tutte quelle che hanno il carrellino con questi tipi di SIM.
E adesso andiamo a prendere lui all'interno della scatola. Allora, in questo modo, e eccolo qua ragazzi. Allora, eccolo qua, però prima di farvi vedere lui, vediamo un attimino all'interno della scatola cosa abbiamo. Allora, all'interno della scatola abbiamo il solito cavetto USB-C, e ovviamente sì, ve lo faccio anche vedere. Eccolo qua, USB-C per la ricarica e trasmissione dati, ok, e voilà. Allora, rimettiamo tutto com'era. Poi abbiamo un alimentatore da parete che da, vediamo un attimino, ve lo dico subito ragazzi, un alimentatore da parete da 12 volts, quindi praticamente questo qua offre anche una ricarica veloce al dispositivo. Se mi sono informato bene, se non ricordo male, riesce a caricare tipo del 70-80% in neanche un'ora, quindi fast charge. Allora, mettiamo questi a parte e andiamo a prendere il dispositivo. Ed eccolo qua ragazzi, il dispositivo. Vi faccio vedere la parte posteriore, questo blu metallico che a me piace veramente tanto. Quindi Redmi Note 5G, logo qua nella parte in basso. Abbiamo le quattro fotocamere, il sensore fotografico e tutto il comparto fotografico che sta qui nella parte posteriore. Beh ragazzi, devo dire che questo dispositivo, beh, è veramente fatto molto molto bene. Nella parte inferiore abbiamo gli ingressi come USB-C, altoparlante di sistema, microfono, secondo altoparlante nella parte superiore, jack 3,5 per le cuffie e basta, secondo microfono. Poi sulla parte frontale qui abbiamo, non so se riuscite a vederla, la fotocamera frontale, che dovrebbe essere, vediamo un attimino se ci stanno le caratteristiche, no? Credo che sia una 16 megapixel se non ricordo male, ma magari mi informerò sulle caratteristiche. Allora, facciamo anche la prima accensione, perché poi questo qui lo andrò a configurare dopo. Allora, prima accensione, ed eccolo qui che vibra, Redmi, ve lo faccio vedere meglio. Nel frattempo che si avvia ragazzi, allora, questo è un dispositivo che dovevo già prendere perché la mia compagna ha il Redmi Note 9. Ci aveva messo l'occhio sul Redmi Note 10 ed eccolo qua, la versione addirittura 5G. Costa un pochino in più rispetto alla versione normale, però diciamo che avere un dispositivo già predisposto al 5G è già una cosa in più, perché magari dall'anno nuovo ci sarà la tecnologia 5G e non tutti gli smartphone saranno predisposti, però lui ha una marcia in più. Allora, eccolo qua, si è avviato. MIUI 12 installata, quindi l'ultima MIUI di sistema, e adesso lo lascio configurare. Quindi ragazzi, io adesso il Redmi Note 10 lo lascio così, perché voglio che se lo configuri lei. E che dirvi ragazzi, ho voluto fare questo unboxing assieme a voi perché ci tenevo magari farvi vedere qualche altro aggiornamento per quanto riguarda smartphone, per quanto riguarda l'ambito degli indossabili. Quindi ragazzi, tutto Xiaomi, e questo secondo me sarà, sì, unboxing tutto Xiaomi. Beh, due prodottini, anzi veramente prodottino e prodottone, se oserei dire così, se si può fare, passatemi il termine. E ragazzi, veramente due bei ottimi dispositivi. Poi magari nel dettaglio vi parlerò di questo gran bel dispositivo. Ovviamente lo farò provare a lei e vi aggiornerò sulle mie pagine di Instagram. Però vorrei parlarvi anche del Redmi Note 9 e magari fare un confronto. Non lo so, ci devo un pochino lavorare e magari arriveranno dei video dedicati. Quindi ragazzi, io vi lascio così, non lo configuro. Mi vado a configurare anche la Mi Band 5. Vi salto la fase di configurazione. Che dirvi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti,
se qualcuno di voi ha una Mi Band 5 oppure un Redmi Note 10 5G, fatemi sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate. Anche se non avete uno dei due dispositivi, fatemi sapere se li comprereste. Quindi ragazzi, che dirvi? Stavo dicendo, fatemi sapere la vostra, chi ha uno dei due dispositivi, chi no, qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciatemi tanti bei pollicioni in su che aiutano molto questo video. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi aiutate tanto. Dai ragazzi, spingete quel pulsante iscriviti. Oltre a questo, dopo l'iscrizione attivate anche la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutate molto il canale. Ma mi trovate anche su Instagram, come detto nel corso del video, vi aggiornerò su di loro magari in settimana nelle mie stories. E quindi ve lo ricordo, l'animazione trovate il link alla mia pagina Instagram qua in basso nella descrizione, e nella descrizione trovate anche i link ai due prodotti direttamente dallo store di Amazon. Quindi ragazzi, tutti i link di riferimento li trovate qua in basso in descrizione, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Beh ragazzi, credetemi, io non vedo l'ora di far mettere le mani su questo telefono alla mia compagna, così glielo farò provare e mi farò dire un suo parere e farmi dire un po' come si trova. Nel frattempo io gli frego il Redmi Note 9 e lo vado a provare, quindi farò tipo un baratto, uno scambio, sì, gli consegno il Redmi Note 10 5G, prendo in prestito il Redmi Note 9 per provarlo, magari sì, dai, vi porterò un video dedicato sia di uno sia dell'altro, non lo so, vi ripeto, ci lavorerò un po'. Ragazzi, ci vediamo domenica qui sul canale. Ciao!